Le isole Seychelles, tali e quali una serie di arche di Noè, racchiudono alcune delle specie di flora e fauna più rare al mondo. Ne consegue che oggi, in termini di biodiversità, queste isole sono uno dei punti faro dell'Oceano Indiano Occidentale. Le Seychelles vantano ben due siti dichiarati patrimonio mondiale dall'UNESCO: la straordinaria valle della vegetazione preistorica, che è la Valle de Mai, dove cresce il leggendario Coco de Mai, e la magnifica Aldabra, l'atollo di corallo immerso più grande del mondo, dove, tra numerosi altri tesori ecologici, vivono oltre 150.000 tartarughe giganti. La fitta vegetazione che ricopre le 41 isole granitiche nasconde alcune delle specie di piante più rare del pianeta. Nelle foreste si contano almeno 1500 tipi di piante fluorescenti, alcune specie uniche quali l'incredibile pianta medusa, il nepente, che è una pianta carnivora, e altre 75 specie di piante endemiche. Si può scoprire la straordinaria biodiversità delle Seychelles tramite la rete di percorsi e sentieri segnalati che si estende in numerose zone e parchi nazionali. Le Seychelles sono anche il paradiso degli ornitologi. Su molte delle isole si trovano infatti uccelli endemici all'isola stessa. A Praslin, nella Valle de Mai, si troverà così il pappagallino nero delle Seychelles tra le foglie dei Coco de Mai. E alla Digue si potrà osservare l'elegante Paradise Flycatcher. A Bird Island vive la colonia di sterne fuliginose più grande del mondo. Quasi 2 milioni di uccelli che ritornano ogni anno tra maggio e settembre per la stagione degli amori. In tutto, sulle isole si trovano 13 specie e 17 sottospecie ornitologiche uniche al mondo. Molte delle isole dell'arcipelago sono riserve naturali a sé stanti, sulle quali prosperano uccelli rari ed altre specie poco comuni. Le attrazioni ecologiche delle Seychelles, però, non si limitano solo agli uccelli. Basti considerare che le isole contano la più grande popolazione di quei rettili tutti particolari, che sono le tartarughe giganti. A parte la popolazione endemica di Aldabra, ci sono altri numerosi esemplari e specie di tartarughe sparpagliate su diverse isole. Tra i rettili si contano la tartaruga d'acqua dolce, il cameleonte tigrato delle Seychelles e diversi tipi di gechi e scinchi. Gli unici mammiferi autoctoni delle Seychelles sono i pipistrelli. Tra gli insetti endemici interessanti ci sono 5 specie di insetto stecco e lo scarabeo tenebrionide, che si trova solo sull'isola di Fregat. La vita marina alle Seychelles è alquanto prolifica. Numerosi dei parchi marini nazionali offrono l'opportunità ideale per scoprire le meraviglie del mondo sommerso attorno alle isole granitiche e dei reef pochi profondi vicino alla costa. A causa dell'estremo isolamento, le Seychelles hanno ricevuto più della giusta parte di tesori naturali e oggi, con quasi la metà della loro limitata terraferma dichiarata riserva naturale, l'integrità ecologica di queste isole rimane intatta, offrendo al visitatore esperienze ecologiche uniche al mondo. Maman, pour moi, c'est ma tête dans mon CC.